Radio Radicale, siamo con Luca Pastorino di Leu per parlare del decreto fiscale e soprattutto legato alla vicenda Ilva. Oggi si dovevano dare l'ammissibilità sugli emendamenti che riguardavano lo scudo penale, che sono stati considerati non ammissibili. Allora, che valutazioni può fare? Insomma, io avevo pensato che potessero essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia. In effetti, in tutti i 59 articoli non c'era un appiglio, diciamo, tematico sull'argomento. Quindi, come questi, sono stati dichiarati inammissibili tanti tanti altri emendamenti presentati su altre questioni. Per dire una sul lavoro in porto di Savona. Insomma, immaginavamo che sarebbe stato dichiarato inammissibile e questo è stato. Chiaramente i proponenti potranno fare ricorso entro le 13, ma insomma, oggettivamente era un fatto molto prevedibile da questo punto di vista. Quindi questo non rinvia comunque la discussione. Oggi tra l'altro sul quotidiano La Stampa ho letto un articolo secondo il quale, secondo un'interpretazione dei giudici di Taranto, lo scudo fiscale c'è già, che deriva dal salva Ilva del 2015. Insomma, quindi voglio dire, ci sono tutti i margini per ricomporre all'interno della maggioranza di governo una discussione su un tema che oggettivamente è complicato. Ecco, adesso chi interviene, volevo sapere se secondo lei il governo sta brancolando nel buio in attesa di una risposta di ArcelorMittal, oppure se intravede qualche altra prospettiva come quella della partecipazione statale e non della nazionalizzazione. Ma io non credo che stia brancolando, io credo che sia di fronte a un problema che si chiama ArcelorMittal, che è fatto di tanti pezzi, compresa la contrazione del mercato dell'acciaio, perché questo è indiscutibile, però compresa anche degli accordi contrattuali di poco più di un anno fa. Quindi questo descrive una situazione complicata dove il governo si sta muovendo e io personalmente non escluderei comunque anche l'ingresso da parte dello Stato nel momento in cui appunto le cose non dovessero andare come si spera ancora che vadano, ovvero con il rispetto di ArcelorMittal degli impegni assunti poco tempo fa. Sì, volevo sapere qual è la situazione a Genova su questo. La situazione è di grande preoccupazione perché Quanti dipendenti ci sono? ci sono oltre 1200 dipendenti. Diciamo che a Genova la situazione è diversa rispetto a Taranto perché nel 2005 venne siglato un accordo di programma che prevedeva una clausola, diciamo, sociale dal punto di vista dell'occupazione, ma anche interventi di natura ambientale che hanno, diciamo, riqualificato e comunque bonificato l'area di Cornigliano, quindi quell'accordo di programma vale sempre, però questo non vuol, cioè, no, no, non distoglie l'attenzione dai problemi generali che l'acciaio ha in Italia, che poi andrebbe a coinvolgere anche lo stabilimento di Genova. Sì, lei adesso si aspetta un decreto da parte del governo perché diciamo, il ciclo produttivo dell'Ilva non prevede stop. Tanto mi aspetto un po' di buon senso da parte delle forze di maggioranza, non più fughe in avanti. Domani c'è la riunione di maggioranza a Palazzo Chigi su questo e su altri temi. Insomma, secondo me ci deve essere la consapevolezza che è un problema molto grave che ha risolto in maniera collegiale. Se vogliamo andare avanti, se invece vogliamo scherzare e quindi mandare a casa questo governo, allora sì, comunque il tema del decreto sul campo. Bene, la ringrazio, grazie a Luca Pastorino di Leo.